Benvenuti ad una nuova edizione di Calabria News 24 Informa. Da Scampia a Cosenza, questo è il percorso della Cassa del Mezzogiorno che dopo la presentazione nel noto quartiere di Napoli è approdata anche nel capoluogo Abruzzo. Si tratta di una vera e propria cassetta contenente beni prodotti all'interno dell'Officina delle Culture di Scampia, nata in un locale confiscato dalla criminalità organizzata e gestita dall'Associazione Resistenza Anticamorra, presieduta da Ciro Corona. Un'iniziativa, quella di Cosenza, organizzata da Pedagogia della Resistenza, progetto scientifico didattico dell'Università della Calabria, che si è svolta nella sede del Centro Sociale del Volontariato che ha sostenuto l'iniziativa. Ascoltiamo le parole di Ciro Corona. La Cassa del Mezzogiorno oggi si presenta come uno strumento di economia sociale. L'idea è quella di riprendere il nome di quell'ente assistenziale nato nel 1950 che doveva risolvere i problemi del Sud, ma è diventato alla fine una macchina che elargiva soldi strumentali alla mala politica e quindi ha continuato a distruggere i nostri territori. Quindi riprendere quel nome e trasformarlo in uno strumento di riscatto. È una cassa dentro la quale ci sono prodotti fatti sui beni confiscati, prodotti nati sui beni comuni, quindi prodotti di economia sociale che vanno a finanziare un'economia che ricade sui territori e che mira all'inserimento lavorativo soprattutto di detenuti nel nostro caso e che riesce a costruire una rete attualmente di 14 realtà che si sono organizzate, interagiscono e cominciano insieme a costruire percorsi alternativi alle piazze di spaccio. Torniamo a parlare dell'inaugurazione della 3 Salerno-Reggio Calabria. Ascoltiamo le dichiarazioni di Gianni Armani, presidente dell'ANAS, e di Graziano Del Rio, ministro alle infrastrutture e ai trasporti. In questi anni complessivamente sono stati spesi 7 miliardi e mezzo sulla Salerno-Reggio Calabria per 450 chilometri, sicuramente una spesa importante che è proporzionata al fatto che questa è un'autostrada principalmente di montagna, è una strada che collega due città di mare, ma il mare si vede solo oltre tre quarti del tracciato verso sud. Questo dà un'idea della sfida tecnologica, 50% del tracciato sono tra gallerie e viadotti, una sfida tecnologica e ingegneristica che dimostra la capacità dei nostri ingegneri, della nostra intelligenza che va solo organizzata per poter lavorare bene al sud in modo legale. La Ionica non ha bisogno di miraggi, di grandissime opere da 13 miliardi di euro, ha bisogno di interventi immediati, di interventi che consentono di mettere in sicurezza subito la strada e su questo abbiamo già 1 miliardo di investimenti previsti nel nostro piano di manutenzione, più 1,5 miliardi per il terzo megalotto che era già stato autorizzato ed è in fase di finalizzazione adesso per l'avvio dei cantieri. L'autostrada è pienamente funzionante con standard europei, quindi le cose che ci saranno da fare, come in tutte le altre autostrade italiane, verranno fatte con la manutenzione, in alcuni casi anche con una piccola variante che verrà fatta per favorire il transito dei camion, quindi le cose che vanno fatte si faranno, non vanno fatte cose inutili che semplicemente mantengono questa autostrada non percorribile, sempre intasata e con delle code. Adesso è tornata la sua normalità e per il Mezzogiorno e per l'Italia la normalità è una gran bella notizia. Che viaggio è stato? Fino adesso bellissimo, autostrada ottima e quindi proseguiamo. È stato fatto un lavoro straordinario, vanno ringraziati i lavoratori, le imprese, l'ANAS, tutti coloro che ci hanno lavorato, il mio predecessore, i miei predecessori, il Presidente del Consiglio Renzi, il Presidente Gentiloni, tutti coloro che ci hanno lavorato davvero in maniera importante, è un lavoro collettivo ma dimostra che lo Stato c'è, è presente, vuole uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo pulito. Per questo abbiamo fatto anche gli accordi con i sindaci del Parco del Pollino, con le varie aree di attrattività turistica, perché questa autostrada, questa arteria servirà a portare ossigeno anche ai territori. A Catanzaro ancora proteste da parte dei lavoratori di Mobilità in Deroga. Sì, è vero, sarà l'ennesimo Natale, purtroppo, cui i calabresi, i lavoratori in Mobilità in Deroga non avranno ancora quanto gli spetta.
rispetto a tutti questi anni. Sarà un Natale infelice, sarà l'ennesimo Natale infelice. Chiediamo, lanciamo un appello al governo e regione soprattutto di intervenire, di non girarsi dall'altra parte per ristabilire appunto diritti acquisiti. E quindi i calabresi sono anche stanchi di elemosinare favori alla politica ai politici di turno ed è arrivato il momento di pretendere i propri diritti. Sono stanchi anche di elemosinare azioni di politiche attive che sono fine a se stesse. La Calabria ha bisogno veramente di rinascere, però bisogna rinascere ristabilendo legalità e offrendo diritti che sono stati acquisiti in rispetto anche all'articolo 3 della Costituzione. E ora ci spostiamo a Cosenza, dove è stata sospesa una licenza in un locale del centro cittadino. Il questore di Cosenza, Luigi Liguori, ha notificato un'ordinanza nei confronti di un titolare di un bar di via Panebianco, dove gli è stata disposta la sospensione della licenza per 12 giorni. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei molteplici controlli effettuati dalla Polizia di Stato presso il bar in questione e nel corso dei quali sistematicamente si è accertato che il locale è frequentato da numerosi pregiudicati, peraltro spesso sorpresi in evidente stato di ubriachezza e dove sono state segnalate anche diverse segnalazioni per liti e risse, che negli ultimi mesi hanno richiesto l'intervento anche in ore notturne delle forze di polizia. E ora ci spostiamo a Rossano, dove è stata richiesta al primo cittadino di revocare il bando per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. Il sindaco di Rossano deve revocare il bando di aggiudicazione del servizio di comunicazione istituzionale dell'ente perché non richiama i requisiti essenziali previsti dalla legge e non prevede alcuna valutazione per i giornalisti iscritti all'albo professionale, così come è opportuno prevedere una proroga dei tempi per la procedura di evidenza pubblica destinata alla nomina dell'organismo indipendente di valutazione, in quanto a causa di un ingiustificabile difetto di comunicazione debitabile probabilmente proprio all'ufficio stampa del municipio, il bando non ha avuto la giusta pubblicazione e divulgazione. È la richiesta del gruppo consigliare del coordinamento civico de Il Coraggio di Cambiare l'Italia che formula il primo cittadino della cittadina ionica Stefano Mascaro. Infatti, sempre secondo il gruppo consigliare de Il Coraggio di Cambiare, il bando per l'aggiudicazione del servizio di comunicazione strategica, relazioni istituzionali e marketing territoriale rischia di creare un'inutile sovrapposizione di ruoli all'interno della macchina comunale, rendendo così più complicata l'erogazione dei servizi. Considerato che, prosegue la nota, nella dotazione organica comunale sono presenti già figure amministrative che con pieno merito hanno competenze specifiche nel marketing territoriale e nelle relazioni con enti e istituzioni sovracomunali e comunitarie e requisiti richiesti dal bando. Per di più, viene affermato ancora, nella struttura di governo esistono specifiche deleghe assessorili alla programmazione e alla progettazione europea per le strategie di sviluppo e per la promozione della città, oltre che alle relazioni nazionali e internazionali, che potrebbero essere appunto gestite con competente personale inorganico. E non è detto che se in passato siano state optate delle scelte, bisogna ripetere sic et simpliciter. Questa amministrazione comunale, concludono gli esponenti de Il Coraggio di Cambiare l'Italia, è nata per avviare una stagione di cambiamento rispetto al passato e per questo deve prevalere il metodo della meritocrazia e della partecipazione, quella reale e non presunta, che vuole accantonare la pessima abitudine purtroppo diffusa negli enti pubblici di rendere elitaria e non meritocratica l'assegnazione degli incarichi esterni, mortificando intere categorie professionali, in questo caso quella dei giornalisti, totalmente paradossalmente esclusa dal principio di valutazione del bando per l'ufficio stampa comunale. E ora Cetraro, sul Tirreno cosentino si è parlato di welfare in Calabria. Una sala gremita, quella di Palazzo del Trono, come ormai consuetudine assistere, incontro dopo incontro, argomento dopo argomento, con l'amministrazione comunale di Cetraro e i suoi rappresentanti istituzionali e con la parte attiva di una città che ha già tempo posto in essere quelli che sono i principi e le azioni con i quali intende governare, costruire ed imprimere quel cambio di rotta che è ormai impossibile frenare e fermare. Il valore della buona politica, dell'associazionismo, della cittadinanza attiva sono i temi emersi ed esaltati durante i vari interventi, quasi in un resoconto di chiusura anno. Ad aprire il racconto, in una sorta di onori di casa, il consigliere regionale Giuseppe Aieta, che in una disamina accorata ha posto l'accento sul valore svolto dalla giunta regionale in questi due anni e che ha approvato nell'ultima settimana piani rilevanti come quello dei trasporti e dei rifiuti e uno dei più importanti, il bilancio 2017. Argomento cardine della serata, la nuova riforma del welfare e poi politiche sociali, lavoro, presente l'assessora Federico Arocisano, che in un discorso chiaro, ma senza evitare tecnicismi obbligati e necessari, ha sintetizzato
passaggi più cruciali che hanno portato alla definizione della legge. Una nota da Cetraro è partita sotto sollecitazione della Lega Navale Sezione Locale e di cui si è fatto portavoce in Regione lo stesso consigliere Aieta della richiesta approvata del piano dell'autosufficienza sollevatore pesi per i diversamente abili nei porti. La riforma non è la riforma né dell'assessore Rocisano, di Federico o semplicemente del governo Olivera, del Presidente, ma la riforma del welfare fatta dal mondo del welfare calabrese. Ed effettivamente sembra metaforico, ma fin tanto che qualcosa, un cambiamento, cammina su De Gambo, cammina su 20, su 30, su 40, allora il cambiamento lo stiamo creando davvero. Il titolo dell'incontro era Tra meriti e bisogni, espressione rubata a Claudio Martelli, e di questo si è parlato, e del buon governo, d'obbligo la chiusura con i saluti di Buon Natale. Lei fa sempre riferimento a un suo padre putativo nei suoi discorsi, che l'ha seguita e l'ha formata. C'è una frase che ripete sempre: perché i sogni si devono trasformare in segni. Sì, è quello che diceva padre Giancarlo Bregantini, che è stato vescovo della diocesi di Locri e Gerace, la diocesi di mio riferimento. Io sono cresciuto con lui nel mondo delle cooperative. Io penso essenzialmente questo, è un insegnamento che devo non solo a padre Giancarlo, ma anche alla mia famiglia, a mia madre e a mio padre, che è quello sempre di essere, di avere lo sguardo puntato più verso gli ultimi, verso i bisognosi e non verso la superbia, verso l'alto, perché effettivamente penso che se a Natale non solo dobbiamo essere tutti più buoni, dobbiamo pensare realmente a chi ha più bisogno di noi. E per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle 20:45 con ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.